Ciao a tutti, beh, direi che oggi i disinformati non siamo noi che stiamo dall'altra parte del video, ma siete voi, perché questa è la prima guida in italiano per catturare tutti gli insetti in Animal Crossing New Leaf per Nintendo 3DS. Direi di iniziare a vedere un po' tutti gli insetti uno per uno. Io vi spiegherò quando catturarli, dove catturarli, come riconoscere questi insetti, ma comunque li vedrete da qui, e il loro valore. Il valore però ve lo indicherò in base all'ordinanza che ho messo io al municipio, ovvero quella della città ricca, che quindi vi fa valere di più gli oggetti venduti da Ricicla e Ricrea ad Alpaca. Quindi iniziamo subito. Primo insetto, la farfalla comune, si trova da marzo a giugno, dalle 4 del mattino alle 19, e a settembre dalle 8 del mattino alle 16. La troverete in giro per la città, come vedete è bianca e piccola, ed è anche abbastanza lenta. Il suo valore è basso. Andiamo avanti. La farfalla gialla è esattamente come quella bianca, mentre la farfalla tigre è questa qui. La troverete da marzo a giugno, dalle 4 del mattino alle 19, da luglio ad agosto, dalle 8 del mattino alle 17, a settembre dalle 8 alle 16. E invece tutto l'anno a qualsiasi ora sull'isola. E se non siete sull'isola, la potete trovare in giro per la città, svolazzerà a caso, insomma. E il suo valore è comunque basso. Andiamo avanti. Farfalla Vanessa Io. La troverete da marzo a giugno dalle 4 alle 19, a settembre dalle 8 alle 16 e sarà in giro per la città. E comparirà come di un verde olivastro, come potete vedere, e non è molto veloce, quindi è abbastanza semplice da catturare anche questa, e come quasi tutte le altre farfalle, è anche questa ha un basso valore. Poi c'è la farfalla monarca, che si trova da settembre ad ottobre dalle 4 alle 17, a novembre dalle 8 alle 17, oppure tutto l'anno, mattina e pomeriggio, sull'isola. Altrimenti è in giro per la città. Come riconoscerla? Beh, è piccola ed è arancione, l'unica farfalla arancione presente nel gioco, quindi nessun problema. Ed è anche lenta e non ha un valore alto, nemmeno questa. Farfalla morfo blu, invece, si trova da giugno a settembre, dalle 19 alle 8, quindi di sera, e allo stesso orario tutto l'anno sull'isola. È blu, e sotto le ali invece è gialla, ha medie dimensioni. Ha un valore medio-basso, quindi vi consiglio di catturarla. La farfalla Agrias, o Agrias, non so come si pronuncia, si trova da giugno a settembre dalle 8 alle 17, sia in giro per la città sia sull'isola, ed ha un valore medio-basso. Attenti che però è molto veloce se la mancate, quindi cercate di prendere al primo colpo. Poi, la farfalla Rajabrook si trova da maggio a settembre, dalle 8 alle 17, in giro per la città, nei pressi del fiume. Come riconoscerla? Beh, rispetto ad altre farfalle, ha delle ali molto larghe ed è un po' più corta, quindi ve ne accorgerete sicuramente quando la vedrete, ed ha un valore medio. Andiamo avanti. Farfalla cobra. Si trova da giugno a settembre, dalle 8 alle 16, e tutto l'anno allo stesso orario sull'isola. Come riconoscerla? È di colore verde chiaro ed è molto grande ed ha un valore medio anche questa. È rivendibile, insomma, ad un buon prezzo. Andiamo avanti. Abbiamo la falena, che si trova da maggio a settembre, dalle 19 alle 4, in giro per la città nei pressi di una fonte luminosa, quindi per esempio vicino un lampione o vicino l'insegna di Ricicla e Ricrea, vedrete svolazzare una falena di sera, però ha un valore basso. Andiamo avanti col macaone, che è una bestia, come vedete. Lo si può trovare da giugno a settembre, dalle 19 alle 4, quando non piove, quindi attenzione. Tutto l'anno allo stesso orario sull'isola. Il macaone si posa sugli alberi che sono presenti sul prato, quindi non andate in spiaggia per cercarlo. Il suo valore è medio basso. Andiamo avanti. Abbiamo l'ape operaia, che si trova da marzo a giugno dalle 8 alle 17, sempre quando non piove, e a luglio dalle 8 alle 19, ovviamente non deve piovere.
svolazzerà in città vicino ai fiori e sarà molto facile da catturare. Nonostante questo, avrà un valore basso. L'ape, che come vedete è un po' più stronza, si trova tutto l'anno a qualsiasi ora, tranne se siete in modalità online, quindi se state aspettando qualcuno in città o se state visitando la città di qualcun altro. Dove trovarla? Beh, basterà scuotere gli alberi della città, quelli sul prato, ogni tanto cadrà l'alveare, quindi preparatevi col retino a fuggire e a catturare quello sciame di api che vi si avventerà contro, altrimenti vi pungerà e saranno poi i cazzi vostri, io vi ho avvisato, e poi non è... Il valore è medio. Poi abbiamo l'acheda cinerea, come sentite dal suono, è simile a una cavalletta, si trova da maggio a novembre, dalle 8 alle 19, e tutto l'anno allo stesso orario sull'isola. Starà in giro comunque per terra, saltellerà da una parte all'altra, un basso valore anche questa. Andiamo avanti. Locusta migratoria. Si trova da agosto a novembre, dalle 8 alle 19, sia in città sia sull'isola. Anche questa salterà per terra, ma è un po' più grande e è di colore verde scuro. Ha comunque un valore basso. Poi abbiamo la locusta. Si può trovare a ottobre, dalle 8 alle 19, sempre in città, stavolta, salterà per terra, è piccola ed ha un basso valore. Poi abbiamo la mantide, che si può trovare da aprile a novembre, dalle 8 alle 17, stesso orario sull'isola, dove potete trovarla sui fiori della città. Quindi attenti a non correre nei fiori, perché se c'è una mantide e volete catturarla, quella sarà lì pronta a fuggire se andate troppo veloci. Ha comunque un basso valore. La mantide orchidea invece è un po' più difficile da catturare perché si può trovare allo stesso orario della mantide verde, ma attenzione, è di un colore bianco tendente a rosa pallido e si poserà esclusivamente sui fiori bianchi e non è molto facile da vedere per un occhio inesperto. Il valore questa volta è medio-basso. Poi, ecco, gli insetti estivi. Abbiamo la cicala marrone che si trova da luglio ad agosto, dalle 8 alle 17 se non piove, e sarà in città sui tronchi degli alberi sull'erba. Ha un basso valore. Cicala robusta, io vi faccio anche sentire i suoni così magari vi ambientate un attimo, vi aiutate. Si può trovare da luglio ad agosto, dalle 8 alle 17, quando non piove, sempre sui tronchi di quegli alberi lì, e ha un basso valore. Cicala gigante, è un po' più grande delle altre del Nera, si trova sempre da luglio ad agosto, dalle 8 alle 17 quando non piove, sempre sul tronco di quegli alberi lì ed ha un basso valore. Cicala sputacchina, questa invece si trova da luglio ad agosto, dalle 4 alle 8 e dalle 16 alle 19, sempre quando non piove, sempre sul tronco degli alberi sull'erba, ha un basso valore. Cicala notturna invece, da luglio ad agosto, dalle 16 alle 19, oppure anche sull'isola, dalle 19 alle 8. Il tronco degli alberi è sempre lo stesso, ha un basso valore. Esuvia di cicala, si trova da luglio ad agosto tutto il giorno sul tronco degli stessi alberi di sempre, ha un basso valore ovviamente perché l'esuvia di cicala non è altro che quello che rimane dopo che le cicale fanno la muta. La lanternaria si può trovare da aprile a novembre, dalle 16 alle 8, e tutto l'anno dalle 16 alle 8 sull'isola. Ed è sul tronco degli alberi che sono sul prato, al solito. Ha un valore medio-basso. Passiamo alla libellula rossa. Si può trovare da ottobre a novembre, dalle 8 alle 19, quando non piove. Ed è in città o la potete trovare anche in giro per alcuni tour dell'isola. Come vedete è piccola ed è rossa e si muove lentamente ed è molto facile da catturare. Comunque ha un basso valore. Poi abbiamo la libellula depressa. Si può trovare da giugno ad agosto, dalle 8 alle 17, sempre se non piove, e sarà in giro per la città o per alcuni tour. Ha un valore basso anche questa.
Andiamo alla libellula striata. Si può trovare da luglio ad agosto, dalle 8 alle 17, se non piove, in giro per la città o facendo dei tour sull'isola. Questa ha un valore medio e attenzione perché se non la catturate inizia a muoversi rapidamente. Poi abbiamo la libellula gigante, che è molto grande, quindi è difficile da non notare. Si può trovare da agosto ad ottobre, dalle 16 alle 19, se non piove, nei pressi del fiume, quindi in città, o in giro per alcuni tour. Questa attenzione che però ha uno spawn molto raro, quindi non è facile da trovare. Poi abbiamo la formica. Quando? Beh, tutto l'anno, a qualsiasi ora, se non avete l'online attivo, la troverete in giro per la città, sarà però sulle rape marce, sulla frutta marcia o sulle caramelle che voi lascerete per terra. Badate che non spawnerà subito, ma ci vorrà un po' di tempo. Ha comunque un basso valore, essendo una formica, voglio dire. Gerride, da maggio a giugno, dalle 8 alle 17, e da luglio a settembre, dalle 8 alle 19. Si trova sulla superficie dei fiumi o degli stagni in città. Come riconoscerlo? Beh, come vedete, ha la forma di una piccola X, e lo vedrete scivolare sulla superficie dell'acqua. Ha un basso valore. Ditisco. Si trova da maggio a settembre, dalle 8 alle 20, sulla superficie dei fiumi o degli stagni, sempre in città. Questo a differenza del gerride, però si nasconde sotto la superficie per un breve periodo di tempo, quindi dovete sfruttare il momento in cui lui fuoriesce dall'acqua per catturarlo con il vostro retino. Ha un basso valore anche il ditisco. Poi abbiamo la cimice che si trova da maggio a settembre, dalle 8 alle 17. In città o sui tronchi degli alberi? Sui tronchi degli alberi, quelli di sempre. E è verde, ha un basso valore. Poi abbiamo la chiocciola. Si trova da aprile a settembre, a qualsiasi ora, solo quando piove, e la troverete sui cespugli della città. Attenzione a non mancarla perché altrimenti cade per terra e non la catturate. La chiocciola ha un basso valore. Poi abbiamo il grillo, che si trova da settembre a novembre, dalle 15 alle 8, se non piove, oppure tutto l'anno in TV ai servizi di politica del telegiornale. Suzumushi si trova da ottobre a novembre, dalle 17 alle 8, sempre sul prato in città. Ha la forma di una goccia ed è marroncino nero. Ha un basso valore come il grillo. Cavalletta si trova a luglio, dalle 16 alle 17. E da agosto a settembre dalle 16 alle 19. Invece tutto l'anno, mattina e pomeriggio, sull'isola. E la troverete saltare per terra, insomma. Ha un basso valore anche questa. Grillo talpa. Beh, qui penso che faremo anche un tutorial, probabilmente, in un prossimo episodio, magari. Grillo talpa si trova da settembre a maggio, a qualsiasi ora. Come riconoscerlo? È piccolo e marrone e salta fuori da sotto il terreno, quindi voi dovete armarvi insomma di cuffie, metterle in modo esatto, altrimenti andate nella direzione sbagliata, e dovete orientarvi in base al suono. Più il suono lo sentite vicino, più siete vicini al grillo, quindi iniziate a scavare per terra. Quando salta fuori, prendete il retino e lo catturate, anche se ha un basso valore. Andiamo avanti. Insetto foglia si trova da luglio ad agosto, dalle 8 alle 19 e a settembre dalle 8 alle 17. Lo troverete sul prato di fianco agli alberi e avrà la forma degli oggetti di Animal Crossing, ma non lo sarà infatti, sarà un insetto foglia. Se vi avvicinate inizierà a scappare e vedrete proprio questo insetto, che ha comunque un basso valore. Poi abbiamo l'insetto stecco che si trova da luglio ad agosto, dalle 4 alle 8 e dalle 17 alle 19. E da settembre a novembre, dalle 4 alle 19, sui tronchi degli alberi, sul prato, quelli classici, insomma, oppure sull'isola, dalle 4 alle 8 e dalle 17 alle 19, tutto l'anno. Come riconoscerlo? È sottile, lungo e di colore marroncino. Se vi avvicinerete troppo, per esempio correndo, a lui si diventerà trasparente e scomparirà del tutto se sarete troppo vicini. Poi abbiamo il bruco dal fodero, che si trova da ottobre a febbraio a qualsiasi ora del giorno, quando non avete attivato l'online.
Sempre sugli alberi del prato basterà scuoterli e cadrà come un piccolo pezzetto di merda, si può dire su YouTube, merda. Sì, probabilmente sì, tanto oramai. Molto la Insomma, a merda che gira su YouTube. posto. Un piccolo pezzo di merda, uno stronzo. Insomma, cadrà questo cosino qui marrone, come vedete, ha preso un filo, voi prendete il retino e lo catturate. Ha un valore basso anche questo. Ora arriviamo agli insetti che valgono un po' di più. Abbiate pazienza che vi spiego tutto. Io sto qua per questo. Allora, abbiamo la coccinella che si trova da marzo a giugno e ad ottobre dalle 8 alle 17 se non piove. La trovate sui fiori della città. Attenzione che se andrete scappando come i pazzi, voi quella prende, se ne vola e non la prendete più. Tanti saluti, ha un basso valore. Carabo violino si trova da giugno dalle 4 alle 19 se non piove e da settembre ad ottobre dalle 4 alle 17 sempre se non piove. E a novembre dalle 8 alle 17, se non piove, sui ceppi degli alberi che sono sul prato. Quindi, dopo aver abbattuto un albero, non sradicatelo completamente, lasciate il ceppo, perché in una di queste date potrebbe comparirvi il carabo violino. Ha un basso valore, ha appunto la forma di un violino ed è marrone, quindi sarà facilissimo di conoscerlo ed è anche facile da catturare. Aromia. E anche questa si troverà sui ceppi degli alberi, però quelli tropicali, quindi dovete andare in spiaggia per catturarla ed abbattere un albero, lasciarne il ceppo. E si può trovare da giugno ad agosto, dalle 23 alle 19, se non piove, ovviamente se siete in città, perché sull'isola non piove quasi mai. Ha un basso valore. Cicindela si trova da maggio a ottobre, dalle 8 alle 19, e tutto l'anno allo stesso orario sull'isola. Sarà per terra e andrà in giro, insomma, sarà facile riconoscerla. Sembrerà, non so, alla fine un insetto. Che cos'è che deve sembrare? Una cosa che si muove. Assomiglia a un È un ragnetto, ragnetto, un sì. ragno misto con un vipero. Esatto. Si muove abbastanza veloce, però è facile da catturare. Assomiglia a un coso. E attenzione perché questa ha un valore medio-basso, quindi iniziamo a vedere un po' gli insetti che valgono di più. Scarabeo stercorario si trova da dicembre a febbraio dalle 17 alle 8. Starà in giro per la città a spostare le palle di neve perché le palle di merda non le potevano mettere su un gioco che comunque è PEGI 3, penso, quindi PEGI 7. E vabbè, come potete capire ha un valore basso. È piccolino ed è violaceo. Attenzione perché non è facilissimo da catturare. Abbiamo poi la ligia esotica, che si trova tutto l'anno, a qualsiasi ora, sia in città, sulla spiaggia, sia sull'isola. Come riconoscerla? È una specie di millepiedi grigio di forma ovale, e si muove abbastanza velocemente e a tratti, ha un valore basso. Poi abbiamo il granchio paguro, che non so perché l'hanno messo tra gli insetti, il paguro, invece di metterlo tra gli animali, alzo le mani. Il granchio paguro, ragazzi, si trova tutto l'anno dalle 19 alle 8 sull'isola e sarà in riva al mare. Come riconoscerlo? Beh, mentre girerete in riva al mare, qualche conchiglia ogni tanto si alzerà e svelerà al suo interno appunto il granchio paguro che cercherà di scappare da voi. Ha un valore medio-basso. Andiamo avanti con la lucciola, che come vedete si illumina. È possibile trovarla a maggio dalle 19 alle 4 nei pressi del fiume in città. Sarà visibile sotto forma di piccoli cerchietti gialli luminosi e a volte non è molto semplice capire quanto sono vicini a voi perché sono bidimensionali, quindi non avete la percezione della distanza. Ha un valore basso la lucciola Se volete comunque. un consiglio per la lucciola, attivate la modalità 3D. Eh sì, cazzo ce ne fottano. Ma io ho il 2DS, disinformati. Sei povero! Cioè, se ti compri il 2DS sei povero! Io l'ho No, ma a vinto! parte il discorso di se te lo compri sei Sei povero, un cioè, coglione! Si può dire coglione su YouTube? se Sei un coglione! Se perché ti alla compri fin il... Cioè, fine, onestamente, guarda, costa quanto un bello! 3DS normale e adesso la Nintendo ha dimostrato che fanno uscire il nuovo Nintendo 3DS e il 2DS è scomparso. Eh sì. Allora, abbiamo il maggiolino, che è un piccolo insettino verde di forma rotonda. Si può trovare da luglio ad agosto a qualsiasi ora, a settembre dalle 19 alle 8, tutto l'anno invece a qualsiasi ora sull'isola, sempre sul tronco degli alberi che sono sul prato, ha un valore basso.
Poi attenzione che qui iniziano le cose serie, perché abbiamo la dorifera. Che cos'è la dorifera? È praticamente, guardate, il maggiolino, però di colore dorato. Quando si trova da luglio ad agosto, dalle 23 alle 8, tutto l'anno, sempre dalle 23 alle 8, sull'isola, sul tronco degli alberi, sul prato. Attenzione, perché bisogna andare molto cauti nel prenderla, perché è molto facile che vi scappi. E ha un valore medio-alto. Passiamo alla stigmodera, che si trova da luglio ad agosto, dalle 8 alle 17, e tutto l'anno dalle 8 alle 17 sul tronco degli alberi del prato, in città o sull'isola. Come riconoscerla? È molto lunga e da colori fosforescenti, e ha un valore medio-basso. Quindi vi consiglio di prenderla, perché è anche facile da catturare. Poi abbiamo il coleottero lucanide, che si trova da luglio ad agosto a qualsiasi ora in città, oppure tutto l'anno a qualsiasi ora sull'isola, e sarà sempre sul tronco degli alberi, sul prato. Oh. È di colore marrone scuro, ha delle tanaglie di normale grandezza e un valore medio-basso. Coleottero cervo si trova da luglio ad agosto a qualsiasi ora in città, oppure tutto l'anno a qualsiasi ora sull'isola, sempre sugli stessi alberi. Rispetto al coleottero lucanide, ha un colore più rossastro e un valore comunque medio-basso. E qui, caro il mio Nicola, iniziamo a vedere gli insetti belli tosti con il coleottero gigante, che si trova da luglio ad agosto, dalle 23 alle 8 in città, tutto l'anno dalle 23 alle 8 sull'isola, sempre sugli stessi alberi. E attenzione che questo è molto grande, nero tendente al violaceo. E anche lui scapperà se vi avvicinerete troppo in fretta. Ha un valore alto, quindi non lasciatevelo sfuggire. Coleottero arcobaleno si trova a giugno e a settembre, dalle 19 alle 8, e da luglio ad agosto, dalle 17 alle 8 in città, mentre sull'isola potete trovare tutto l'anno dalle 17 alle 8, sempre sul tronco degli stessi alberi. È un po' più piccolo del coleottero gigante ed è verde e marroncino e ha un valore anche questo alto. Abbiamo il coleottero ciclomatus, che si trova da luglio ad agosto, dalle 23 alle 8 in città e tutto l'anno dalle 19 alle 8 sull'isola, sul tronco delle palme, quindi in spiaggia. È riconoscibile molto facilmente dalle sue tenaglie, molto più lunghe rispetto a tutti gli altri coleotteri. Ha un valore medio-alto. Il coleottero dorato invece è uno degli insetti che vi frutteranno più guadagni se riuscirete a catturarlo, e noi faremo anche su questo un bel tutorial per insegnarvi come si fa, bello dettagliato con le immagini, con le prove, i tentativi. Coleottero dorato si può trovare da luglio ad agosto, dalle 19 alle 8 in città e tutto l'anno allo stesso orario sull'isola, sempre sul tronco delle palme che sono in spiaggia. Come riconoscerlo? Appare di un colore marroncino, ha un valore molto alto. Andiamo avanti. Scarabeo cabuto musci, quando si trova da luglio ad agosto, dalle 19 alle 8 in città, oppure tutto l'anno dalle 19 alle 8 sull'isola, sul tronco degli alberi che sono sull'erba. È piccolo, nero, e ha un corno a forma di Y. È un valore comunque medio-basso, non è consigliabilissimo catturarlo. Poi abbiamo invece lo scarabeo Atlas, che si trova da luglio ad agosto, dalle 19 alle 8 in città, oppure tutto l'anno dalle 19 alle 8 sull'isola, sui tronchi delle palme della spiaggia. E, come riconoscerlo? Beh, vedete, è grande, è nero e ha una testa a forma di tridente. È un valore medio-alto. Scarabeo elefante si può trovare da luglio ad agosto, dalle 19 alle 8 in città, oppure tutto l'anno dalle 19 alle 8 sull'isola, sempre sui tronchi delle palme della spiaggia. Come riconoscerlo? È grande, dorato e ha un lungo corno unico. È un valore medio-alto. Scarabeo Ercole, insieme al coleottero dorato, è uno degli insetti migliori del gioco da catturare. Si può trovare da luglio ad agosto dalle 19 alle 8 in città, oppure tutto l'anno dalle 19 alle 8 sull'isola, sui tronchi delle palme della spiaggia. Lo scarabeo Ercole ha un valore alto.
Poi andiamo avanti, abbiamo lo scarabeo Golia. Si può trovare a giugno e a settembre dalle 19 alle 8 e da luglio ad agosto dalle 17 alle 8 in città, oppure tutto l'anno dalle 19 alle 8 sull'isola, sempre sui tronchi delle palme. Come riconoscerlo? È a strisce bianche e nere nella parte della testa e ha le ali di colore rosso. Ha un valore medio-alto, inferiore rispetto ai coleotteri che abbiamo visto prima, comunque. Poi abbiamo la pulce. Quando si trova? Da marzo a novembre a qualsiasi ora, senza l'online. Come riconoscere la pulce? Vi apparirà come un puntino che saltellerà sulla testa degli Il abitanti. nodo sarà riconoscibile dal suono. Farà piu piu piu! Ti giuro, fa piu piu! E insomma, poi sì, se la prendete anche gli abitanti vi ringraziano, non sto scherzando. Ha un valore basso, giustamente, una pulce, che ve ne fate? Il porcino di terra, invece, si può trovare tutto l'anno a qualsiasi ora colpendo le rocce della città. È piccolino, di colore nero e ha un valore basso, giustamente. Poi abbiamo la zanzara, ai ai ai. Si trova da giugno a settembre, dalle 17 alle 4, senza online, in giro per la città. Come riconoscerla? Beh, è un piccolo puntino che vi si avvicina per pungervi e produce un suono che, Madonna, mi ammazzo, vi giuro, non la sopporto. E se state fermi, comunque, davvero, vi entra praticamente dentro, si vede proprio, e vi punge, poi vi date un 5 sulla faccia e dice: aia, mi appunto una zanzara. Il valore, niente, quanto cazzo volete che valga una zanzara? Una zanzara, chi è che va a vendere le zanzare? Andiamo avanti, mi sono... Ah. Mosca, si trova tutto l'anno a qualsiasi ora, dove? Sui rifiuti lasciati per terra da un po', oppure in Russia. Madrepatria Russia! Come riconoscerla? È piccola e nera, svolazza sui rifiuti che avete lasciato per terra e sulla vostra coscienza sporca da sindaco impertinente. Ha un basso valore. Poi abbiamo il centogambe, che solo guardarlo mi fa schifo. Si trova da agosto ad ottobre, dalle 19 alle 8, sotto le rocce della città. Quindi basterà un'altra volta colpirle e potrebbe uscirvi uno di questi obbrobri della natura. Come riconoscerlo? Lo vedete, uno schifo di verme con le gambe lunghissime e tante soprattutto, che poi non so se ne sono proprio 100, però fa comunque schifo, quindi andiamo avanti. Ovviamente ha un valore basso. 100 piedi, attenzione che il 100 gambe e il 100 piedi sono cugini ma non sono fratelli. 100 piedi si trova da giugno a febbraio, dalle 16 alle 23, colpendo le rocce. È lungo e marrone e anche lui fa schifo, ha un valore basso. Poi abbiamo il ragno, si trova da a marzo, a giugno e a settembre, a qualsiasi ora. Da luglio ad agosto, dalle 23 alle 8, a ottobre, dalle 23 alle 4, scuotendo gli alberi che sono sul prato della città. E, insomma, come per il bruco dal fodero, solo che dovete cambiare gli orari. È piccolino, sarà appeso a un filo e voi dovete prenderlo col retino. Ha un valore basso. Poi andiamo alla tarantola, che Madonna se stronza. Si trova da giugno ad agosto, dalle 19 alle 4, se non piove e se non siete online. Dove trovarla? Sul prato in giro per la città. Beh, come riconoscerla? È nera e cazzuta, è grossa. Se vi vede con il retino in mano, inizierà ad inseguirvi come una forsennata finché non vi avrà punto e fatti rinascere misteriosamente davanti alla vostra abitazione. Attenzione perché è vero che ha un valore medio-alto, ma può risultare difficile da catturare e probabilmente faremo un tutorial anche per la tarantola e per lo scorpione, che si trova da luglio a settembre, dalle 19 alle 4, senza pioggia, senza online, sul prato in giro per la città. Anche lui è grosso e cazzuto, è di colore però rosso sangue e agita il pungiglione quando vi vede. Ed è difficile comunque da catturare pur avendo un valore medio-alto. Bene, con lo scorpione e un me con il cappello gatto, ci si rivede a un prossimo video con i disinformati. Se questa guida vi è stata utile, lasciate un mi piace, un commento o se avete sempre dei consigli da darci, delle critiche da fare, noi stiamo qui a leggervi. E ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ah!